Cloropicrina, agente chimico liquido e incolore scoperto quasi due secoli fa e tracciato come arma proibita dall'apposita organizzazione internazionale con sede all'Aia. Basta respirarne 2 grammi in un metro cubo di aria per morire. Dopo le ripetute accuse rivolte a Mosca da Kiev, l'ultima riguarda l'impiego di armi a grappolo ad Odessa direttamente contro obiettivi civili, questa volta è il Dipartimento di Stato americano ad affermare che la Russia avrebbe usato l'agente tossico contro le truppe ucraine, violando così la Convenzione sulle armi chimiche. Washington annuncia anche sanzioni contro 300 società, in prevalenza russe e cinesi, accusate di contribuire a realizzare l'arsenale proibito. L'ambasciatore del Cremlino negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, definisce le accuse odiose e infondate contro la federazione. È stata anche depositata al Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite una nuova denuncia per crimini di guerra, questa volta per gli attacchi contro strutture sanitarie in Siria per sostenere il regime di Bashar al-Assad. In Ucraina, dopo quasi 800 giorni di guerra, la galleria di cittadine conquistate dopo essere state sgretolate dalle bombe deve fare posto a queste nuove immagini. Mostrano la cittadina di Chasiv-Var nell'alto Donetsk, completamente abbandonata, con gli edifici ancora in piedi in gran parte carbonizzati. Un nuovo simbolo della devastazione dopo Mariupol, Bakhmut, Avdiivka. Immagini che confermano la tattica della terra bruciata, laddove l'obiettivo è dichiarare nuovi territori annessi anche al costo di disintegrare. Un'unica grande distesa di cenere. Si presenta così la città orientale ucraina di Chasiv-Yar dopo mesi di bombardamenti russi a tappeto. È ciò che resta di quello che fino a poco tempo fa erano case, scuole, ospedali, trasformate ora in un ammasso di edifici carbonizzati. Ce lo mostrano le immagini riprese da un drone e diffuse dall'Associated Press. C'è solo la cupola dorata di una chiesa che ancora svetta su un edificio anch'esso gravemente danneggiato. Di poco fa è la notizia della conquista da parte delle forze russe del villaggio di Berdichi, nella zona di Avdiivka. Bombardamenti a tappeto, ma forse anche l'utilizzo di armi chimiche vietate, come la cloropicrina, lo sostiene Kiev e adesso anche il Dipartimento di Stato americano, secondo il quale l'uso di tali sostanze non è un incidente isolato ed è probabilmente guidato dalle forze russe che cercano di sloggiare le forze ucraine dalle posizioni fortificate e ottenere vantaggi tattici sul campo di battaglia. Accuse che Mosca definisce odiose e infondate, mentre per gli ucraini non ci sono dubbi sul fatto che il violento attacco missilistico di ieri su Odessa aveva come obiettivo l'uccisione del maggior numero possibile di civili, visto l'utilizzo di un missile balistico Iskander con testata a grappolo, un ordigno devastante vietato da diversi paesi al mondo ma non da Russia e Stati Uniti. Odessa è un obiettivo ricorrente per i russi e 8 civili sono stati uccisi solo negli ultimi 2 giorni. Altre notizie sono quelle che arrivano da Human Rights Watch, l'associazione per il rispetto dei diritti umani, che denuncia diversi efferati crimini di guerra delle truppe russe, tra cui l'uccisione a sangue freddo di almeno 15 soldati che tentavano di arrendersi nel dicembre del 2023, fatti che sarebbero comprovati da immagini catturate dai droni. Secondo Kiev, Mosca lancerebbe droni dall'area centrale di Zaporizhzhia, dove le forze ucraine non possono rispondere al fuoco. Rampe di lancio sarebbero state realizzate proprio accanto al 6° reattore. E poco fa, in un'intervista all'Economist, che di certo tornerà a fare molto rumore, Emmanuel Macron è tornato a dire che se i russi dovessero sfondare le linee del fronte e se ci fosse una richiesta ucraina, bisognerebbe legittimamente riflettere su un possibile invio di truppe di terra. Escluderlo a priori, dice il presidente francese, significa non avere sempre più dura la risposta. La di Tbilisi alle proteste di piazza contro il disegno di legge sull'influenza straniera, la cosiddetta legge russa, che appunto si ispira a Mosca in fatto di controllo dei gruppi della società civile, ONG e media con partecipazioni estere obbligati a registrarsi come sotto influenza straniera, con gravi implicazioni sulla loro capacità di operare. Decine gli arresti e molti anche i feriti nella capitale della Georgia dal 17 di aprile, giorno del primo via libera del Parlamento al testo che ha ricevuto ieri un secondo voto positivo in una seduta però molto movimentata, in cui ha preso la parola anche il leader del più importante partito di opposizione, Levan Kabeshlivi. Mostrando le ferite di un pestaggio da parte degli agenti in piazza, ha chiesto che la legge fosse ritirata 5 mesi dalle prossime elezioni. Io forse non vedrò da un occhio, ma il popolo georgiano, ha detto, vede benissimo. Appello il suo però caduto nel vuoto, il testo è passato.
agosto e ora dovrebbe ricevere il via libera definitivo a metà maggio, nonostante le pressioni interne e anche straniere. L'Unione Europea ha criticato il governo georgiano per aver soppresso in modo violento le proteste contro una legge considerata antidemocratica e filorussa. Elene Kostaria guida il partito di opposizione DROA. Tutta questa mobilitazione, spiega, non è soltanto contro una legge. È chiaro che il paese sta scivolando verso l'influenza russa, abbandonando il sogno europeo, ma non si può governare un popolo che ti è contro. Le bandiere georgiana ed europea sventolano insieme in piazza. Dopo un tentativo di irruzione da parte dei manifestanti, il Parlamento ha dovuto cancellare i lavori in programma per oggi. Seguo la situazione in Georgia con grande preoccupazione e condanno la violenza nelle strade di Tbilisi. La Georgia è a un bivio, dovrebbe mantenere la rotta verso l'Europa, sono state le parole della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.